Buona giornata a tutti. Riprendiamo la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Questa è la seconda parte della trasmissione, che ha come oggetto la lettura del libro dell'Anticristo. Cioè, in pratica, andiamo a leggere i nostri libri. Le critiche che sono aggiunte per la trasmissione della volta scorsa sono critiche molto importanti, cioè molto sentite, perché in effetti il libro dell'Anticristo, come l'ho letto la volta scorsa, è stato un mattone lanciato nella testa delle persone. Questa volta io non rileggerò più quello che ho già letto, continuerò la lettura del libro dell'Anticristo. Riassumendo brevemente, la volta scorsa abbiamo parlato dell'universo e i concetti della formazione dell'universo, cioè la genesi cosmica. Abbiamo parlato di come si è formato l'essere, che cosa noi intendiamo per essere. Abbiamo affermato cosa intendiamo per entità e abbiamo espresso il concetto di entità. E abbiamo espresso il concetto della natura, spiegando che cos'è la natura come essere in sé e essere formato da tanti esseri. E infine abbiamo detto che animali magici e stregone, piante magiche e ricercatori di conoscenza e consapevolezza sono la spina dorsale della natura e costoro sono una speciale microentità. La microentità è l'anticristo di cui parleremo più avanti. E siamo arrivati al quarto stadio di sviluppo della specie umana. Abbiamo parlato che il quarto stadio di sviluppo della specie umana altro non è che la formazione del corpo luminoso, cioè è quello per cui noi lavoriamo, per cui noi siamo, cioè noi dobbiamo arrivare al quarto stadio di sviluppo, che è la costruzione del corpo luminoso. Il primo stadio è l'essere fetale, il secondo stadio è il fanciullo, la fanciulla. Il terzo stadio è l'essere adulto, l'uomo e la donna, e il quarto stadio è l'essere luminoso. Questo percorso è la formazione degli esseri della natura, cioè è un percorso di costruzione dell'essere luminoso, cioè della coscienza dell'essere luminoso, che avviene nella natura. Poi fuori dalla natura abbiamo degli altri sistemi di costruzione di coscienze o di corpi luminosi. Per esempio, l'essere terra, il sole, la luna sono delle coscienze e che hanno il loro percorso di espansione. Così vale per gli esseri di sola energia, sono delle coscienze che hanno un loro percorso, una loro trasformazione, delle loro trasformazioni. Quello che noi abbiamo parlato fino ad ora è l'essere della natura. Allora, per evitare che sia un mattone come l'altra volta, ricordo sempre che non prendo telefonate se non proprio negli ultimissimi 10 minuti, un quarto d'ora, o comunque quando avrò finito la lettura. La lettura di oggi sarà di due capitoli preventiva. Cioè leggerò praticamente il quarto livello o l'altro mondo e il luogo d'origine del male. E solo quando avrò finito di leggere e di dare qualche breve spiegazione. Allora, se qualcuno vuole telefonare, il telefono di Radio Gamma, che trasmette su 94 FM, via Belzoni 9 Cadoneghe, è 049 700 700 e chi trasmette è Claudio Simeoni. Allora, diamo l'inizio. Il quarto livello o l'altro mondo? Fino ad ora è stato chiamato prevalentemente quarto livello di sviluppo della specie umana e dei suoi individui. È più corretto chiamarlo l'altro mondo. Che cos'è l'altro mondo? Per descriverlo occorre precisare come qualsiasi dato sia di natura soggettiva, gli occhi di chi guarda e la descrizione attraverso il suo giudizio. E la precisione, nonché la profondità delle visioni, dipende dal grado di sviluppo dell'individuo lungo la strada dello sviluppo della coscienza di sé, lungo la direzione del sé. La percezione dipende dal potere personale accumulato dai veggenti. La descrizione dipende dalla possibilità e dalla capacità del veggente di pescare dal mondo della ragione gli elementi per descrivere ciò che al mondo della ragione non appartiene.
Da molti fu definito nirvana, paradiso, inferno, e ogni cultura ha il proprio modulo tradizionale descrittivo. Quasi tutte le descrizioni fatte altro non erano che descrizioni finalizzate alla soddisfazione di bisogni rimasti insoddisfatti dalla vita di tutti i giorni. Il Dio concedeva all'uomo ciò che il comando sociale gli negava. Quel paradiso o quel nirvana, secondo questi descrittori, avrebbe soddisfatto ogni desiderio. Menzogne, desideri di disperati, parti di persone deboli e insoddisfatte, oppure calcoli di chi poteva soddisfare i propri bisogni solo mediante il controllo degli schiavi. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito quello che devo fare. Questo mondo e l'altro mondo sono la stessa cosa, anche se la descrizione appartiene a un diverso rapporto soggettività-oggettività. Le leggi fisiche, per quello che ci riguarda, sono diverse in quanto diverse la percezione soggettiva e i sistemi di misura. Non è semplice tradurre un vedere in parole per descriverlo, come non è facile descrivere e far capire al feto il mondo nel quale dovrà vivere. Nell'altro mondo c'è coscienza di energia vitale e quello che si afferra e si vede delle cose e degli esseri è la loro energia vitale, la loro specifica luminosità, i loro colori. Quando si agisce su di un essere o su una cosa, in realtà si agisce sulla sua energia vitale e nella sua luminosità specifica. Il comunicare avviene attraverso le linee di tensioni, le quali, diramandosi da ogni corpo esistente, mettono in contatto gli esseri umani fra loro. Alcune cose relative all'azione dell'altro mondo sarebbe possibile trasportarle anche nel mondo quotidiano della ragione, come agire attraverso l'energia vitale anziché con le mani o con strumenti, ma la fatica sarebbe molto maggiore. Anche la cura di malattie, agendo sui flussi dell'energia vitale, è possibile, ma i mutamenti sono relativi all'oggettività in cui un essere vive. E i mutamenti o i tempi di efficacia di tali metodi non corrispondono a quelli imposti dal comando sociale, il quale preferisce imporre le bastonate della medicina ufficiale. Tempo e spazio sono percepiti in maniera diversa. Essendo molto lenti i mutamenti soggettivi, il tempo è come se non esistesse. L'oggettività non è data dalla rotazione terrestre attorno al Sole, ma dal respiro del Sole e della Terra. Lo spazio è percepito in maniera diversa, in quanto gli spostamenti, anche fra un pianeta ed un altro, sono praticamente immediati. Non ci sono barriere fisiche in grado di trattenere o impedire lo spostamento di un essere luminoso. Qualcuno ha detto che il sesso nel paradiso non c'è. Quale orribile perdita sarebbe? Un corpo luminoso non è fornito di cazzo e di vagina, ma c'è sempre la fusione energetica e l'orgasmo come spasmo attraverso la fusione e dilatazione di campi energetici di esseri luminosi. Non è un mondo idilliaco come un paradiso, pur non esistendo la morte in senso fisico, almeno io non ho incontrato casi di esseri luminosi potessero morire, ma non sono in grado di escluderlo. Esistono sfide e percorsi attraverso i quali arricchire la coscienza di sé lungo il cammino del sé. Alcune sconfitte in quelle sfide portano a stadi inibitori, nella possibilità di estendere il proprio campo energetico, bloccano l'essere nel movimento e nella percezione. In quel caso si può solo attendere il mutare delle condizioni oggettive, aspettando che tale mutamento modifichi lo stato inibitorio in cui si è incorsi. Queste sono alcune cose relative all'altro mondo, traducibili in parole, e anche se spazialmente comprensibili, ma solo perché hanno degli agganci col mondo in cui stiamo vivendo. Altre cose sono troppo diverse per essere tradotte in parole, è necessario percepirle per poterle soggettivamente comprendere. E poi non è detto che la percezione sia assolutamente oggettiva per tutti gli individui. Comunque è una vita basata su presupposti completamente diversi da quelli attuali. Sono altre cose, altre sensazioni. Ho letto molte descrizioni di chi affermava di essere stato in qualche paradiso o nirvana, paradisi di santi o inferni di demoni. In realtà, chi ha visto questo stato, questo altro non ha fatto che trasformare le proprie visioni attraverso il descritto del proprio
condizionamento educazionale. Queste immagini sono bevande per gli sciocchi, per coloro che hanno un Dio a cui dipendere o un credo e una fede dalla quale attingere le proprie certezze, anziché cercare nel mondo del quotidiano e dentro se stesso. L'altro mondo è infinitamente più ricco, è infinitamente più grande, è ancora più importante e alla portata di chiunque lo voglia afferrare come continuum della propria esistenza nel corpo fisico, purché ne abbia la volontà soggettiva e non dipende certo dal capriccio di un qualche miserabile Dio. Questi elementi che vi ho descritti dell'altro mondo sono stati necessari introdurli nel libro dell'Anticristo, perché era importante mettere insieme quei pochissimi elementi della percezione che si ha del mondo vissuto da un corpo luminoso. È importante perché purtroppo sul mondo dell'aldilà, sul mondo dopo la morte del corpo fisico, si sono giocate delle battaglie immani. C'è chi dice che c'è il giudizio, c'è Dio che ti dà l'inferno e il paradiso, c'è il nirvana, c'è il karma, c'è la non conoscenza, c'è il periodo in cui tu aspetti qualche mese prima di entrare da qualche parte. Cioè, sulla descrizione dell'altro mondo, cioè del mondo dopo la morte, si sono giocate delle battaglie immani. Ebbene, il mondo oltre la morte non è un mondo molto distante. Noi riusciamo a percepire una serie di cose alterando la percezione. Esattamente come il feto può percepire alcune sensazioni del mondo esterno attraverso il grembo della madre. Anche se il feto non si immagina, non descrive il mondo esterno, in realtà a lui gli giungono tutta una serie di sollecitazioni che vengono filtrate dal grembo della madre. Bene, l'altro mondo, quello che noi riusciamo a percepire anche quando diventiamo corpi luminosi, ci passa delle sensazioni, ci passa tutta una serie di elementi che ci permettono di costruire un giudizio. Chiaramente la nostra visione è opaca, nel senso che noi siamo qui, cioè siamo ancora, anche se mandiamo il corpo luminoso, siamo ancora vivi e il corpo luminoso agisce sempre attraverso la descrizione della ragione. Per cui non c'è una visione totale di quello che è l'altro mondo, però esistono una serie di elementi che ci permettono di sfatare e far saltare delle descrizioni che sono della Chiesa Cattolica, delle Chiese Cristiane, dei musulmani, dei buddisti, eccetera. Cioè, l'altro mondo non è altro che questo mondo percepito da una diversa angolatura. Questo è il senso di questo passo. Scusate ancora. Vorrei che fosse chiaro questo aspetto, perché io non rileggevo più questo da 12 anni, in realtà, quasi da quando l'ho scritto. Bene, e adesso vi leggo il luogo d'origine del male. Prima di chiarire il concetto di bene e male, cercherò di spiegare l'origine del male. Accidenti. Il bene è, non ha una dimensione, né uno spessore, non ha neppure ragione per essere definito con un nome, in quanto egli sta ad indicare la condizione naturale dello sviluppo dell'esistenza senza intoppi né barriere. Intoppi e barriere determinano il male, quale negazione dell'esistenza, e la loro rimozione è chiamata bene. Non sarebbe corretto cercare il luogo di origine di un qualche cosa senza prima aver definito la cosa cercata, ma condizioni storiche, in questo caso specifico, consigliano l'assunzione di questo metodo. Innanzitutto c'è da precisare come nella ricerca del sé verso il sé e nella caccia della conoscenza e consapevolezza, i livelli di sviluppo della specie umana e gli altri esseri della natura non sono quattro, come fino ad ora detto, ma molti di più, dal concepimento fino a diventare parte integrante dell'entità universo attraverso tutte le fasi di sviluppo e di aggregazione intermedie. Oltre il quarto livello di trasformazione, i meccanismi della coscienza, dell'accumulo di potere personale, del fluire dell'energia vitale sono estremamente diversi da come noi li possiamo vedere o intuire. E, oltre alle grandi linee di sviluppo,
comprendono un grandissimo numero di variabili. Sapere questo in realtà non ci è di nessuna utilità nello sviluppo della coscienza, della consapevolezza e del nostro potere personale. Non ce ne importerebbe niente se non fosse per il fatto di comprendere come alcune variabili si sono rivolte indietro, condizionando con i loro bisogni lo sviluppo della specie a cui apparteniamo, non certo per aiutarci a passare più agevolmente al quarto livello o all'altro mondo. Ostacoli, ostacoli duri. L'essere su cui poggiamo i piedi vide tutto questo, ma in realtà a lui non importava nulla. Anche se la specie umana avesse distrutto la superficie del pianeta, nel giro di qualche milione di anni questo l'avrebbe ricostruita. Possedeva sufficiente energia vitale per farlo. Ma intervenne l'entità. Ogni rallentamento allo sviluppo della specie umana era un rallentamento al proprio sviluppo. La specie umana aveva molte grosse potenzialità e poteva unire molte coscienze all'entità. Inoltre, era in possesso delle mani e molti pianeti del sistema solare si aspettavano molto, una coperta, una natura, riuscire là dove condizioni difficili avevano impedito all'energia vitale di sviluppare spontaneamente una natura. Qualche coscienza già fluiva verso l'entità, era libera, e il flusso si sarebbe sviluppato in maniera geometrica se qualche cosa non si fosse rotto. Il guasto fu prodotto con il contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre a quello che è il quarto livello di sviluppo della specie umana. Questi esseri, giunti ad un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la coscienza di sé per arroccarsi, la coscienza del sé per arroccarsi sulla coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali. Essi intervennero sui processi evolutivi ed energetici della nostra specie al fine di assicurarsi energia vitale stagnata. L'intervento dell'entità era un fatto eccezionale. Normalmente essa è assolutamente disinteressata al destino delle singole specie della natura. Per l'entità è più che sufficiente che ogni specie abbia l'opportunità di accumulare potere personale per mantenere compatta la coscienza di sé sulla strada del sé, al momento del passaggio da essere della natura ad essere luminoso. Questo garantisce il suo stesso sviluppo. Anche la situazione era eccezionale. La specie umana, a differenza di molte altre, era in grado di distruggersi portando con sé almeno qualche decina di migliaia di altre specie. Questo fu il motivo per cui l'entità intervenne, per proteggere se stessa e il proprio divenire. Innanzitutto rafforzò le linee di tensione che attraversano la specie umana e le altre specie all'interno della natura. Poi rallentò i passaggi nei livelli oltre il quarto di esseri proprio mentre stavano effettuando dei passaggi cruciali per il proprio sviluppo individuale e congiungendosi con l'entità stessa. Costoro si assunsero il compito di contrastare sul loro piano gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata. Vennero a formarsi due fazioni in lotta, la cui posta in gioco era la specie umana e, di conseguenza, il divenire del pianeta. Le linee di tensione così rafforzate ebbero un effetto secondario non trascurabile. Non solo la specie umana, ma tutti gli esseri della natura fecero dei salti tali sulla strada della coscienza di sé che non avrebbero fatto in condizioni normali nemmeno in mezzo milione di anni. Tutta la coscienza totale risultante della natura si trasformò mentre la sfida raggiungeva i livelli più drammatici. Tutte le specie animali e vegetali entrarono in lotta in difesa del libero fluire dell'energia vitale. L'attacco portato dagli esseri consisteva nel costringere la specie umana a produrre energia vitale stagnata, di cui essi si nutrono. Per farlo, intervennero all'altezza del cervello umano, bloccandolo orizzontalmente all'altezza del corpo striato mediante una specie di barriera bioenergetica, la barriera del GH. Scopo di tale barriera era quello di impedire l'affioramento agli organi dell'azione e del giudizio della specie umana di tutta una serie di informazioni che
che in un modo o nell'altro la potevano condurre alla concezione dell'esistenza del quarto livello di sviluppo. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la coscienza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno, dice uno di loro. Impedire la consapevolezza del fine dell'esistenza e la conoscenza dei mezzi per raggiungerla. Il risultato fu un rafforzamento della corteccia cerebrale, mentre la parte interna del cervello veniva tenuta isolata, se non inattiva, ad eccezione di una piccola parte delegata al controllo fisiologico del corpo. Fu peggio che diventare ciechi, sordi e muti contemporaneamente. Tutto ciò che aveva legato per milioni di anni la specie umana al mondo circostante era stato reciso. La specie brancolava nel buio. Improvvisamente nella natura eravamo degli estranei. Non eravamo in grado di capirla, leggerne i messaggi, comunicare con gli altri esseri della nostra specie né con gli esseri di altre specie. Improvvisamente la specie umana ebbe paura. La paura, una sensazione prima sconosciuta, si impossessò della specie umana, colpendone gli individui al centro dello stomaco. La specie umana conobbe il terrore. Estranea al mondo circostante, la specie umana dovette rimettere ordine in un cervello e in un corpo sconosciuti, da quando quella saracinesca fu abbassata. I suoi occhi servivano esclusivamente per distinguere figure geometriche e colori. Tentò di descriverli. La sua pelle sentiva lo spostamento di masse fluidi. Li descrisse. Le sue orecchie udivano suoni e li descrisse. Qualcosa spingeva per uscire, ma non ci riusciva. Un qualche cosa dentro il suo cervello annullava tutto ciò che non era in sintonia con la descrizione del mondo del quotidiano che, a poco andava formando attraverso le sue descrizioni. Su quelle descrizioni la specie umana elaborò la ragione e la logica. Esseri terribili, fantasmi micidiali. In quelle condizioni non poteva essere diversamente. Abbandonarsi al caos e all'impotenza nei confronti del mondo del quotidiano o descrivere, descrivere, descrivere. Esseri terribili. Di tanto in tanto qualcuno spezzava quella saracinesca, ma per lui era molto pericoloso. I suoi stessi simili tendevano ad eliminarlo e quando gli andava bene, ad isolarlo. Tanto è pazzo. Troppo pericoloso e incomprensibile. È colui che in un insieme di ciechi impara a vedere. Fu allora che nacque un nuovo strumento di comunicazione, la parola. Di necessità, l'essere umano ne fece virtù. Dapprima un balbettio incerto, poi via via invase ogni zona del suo essere, non solo della bocca, ma anche del cervello. L'uomo divenne l'unico essere animale che parla anche quando pensa. La descrizione, la logica, la ragione, la parola, i numeri contribuirono sempre più a rafforzare la barriera che divideva in due parti isolate il suo cervello. E la specie umana, per tutelare e difendere questa condizione alla quale non vedeva alternative, inventò il condizionamento educazionale. I bambini erano strani, qualche volta erano diversi. Era necessario educarli, condizionarli, strappare loro più energia possibile. In altre parole, era necessario addomesticarli. I costruttori della barriera bioenergetica nella specie umana dovettero intervenire in prima persona. La specie umana doveva, a loro giudizio, essere guidata. Ma da chi e come? Il terrore che aveva afferrato l'essere umano fu la chiave della loro soluzione. Essi divennero Dio. Essi si autolessero Dio proclamandosi creatori dell'universo. Dal loro punto di vista non avevano del tutto torto, essi erano gli artefici del blocco dell'energia vitale all'interno della specie umana, essi erano gli inventori e i propagatori dell'energia di morte. Posero se stessi al centro dell'universo, elessero gli uomini a loro servi e donarono loro il pianeta affinché lo distruggessero, trasformandolo a loro immagine e somiglianza, l'orrore. Quanti volti ebbe quel Dio o quegli dei? Nel passato forse nessuno sarà mai in grado di elencarne tutti i nomi. Essi erano sempre gli stessi, adattatisi via via a condizioni oggettive diverse. In fondo la specie umana non è un animale d'allevamento così docile.
In qualche individuo la barriera al centro del cervello cedeva e poi, nel corso di millenni, si era data, nel corso della propria storia evolutiva, due strumenti che non era possibile toglierli. La specie umana faceva l'amore, e non solo per generare figli, anzi, e dormiva. Accidenti quanto dormiva. Fra tutti gli esseri della natura era quella, che dormiva più a lungo e più profondamente. Quando dormiva, riduceva la mente al silenzio e la barriera all'interno del cervello tendeva a sparire. E quando faceva l'amore, la fusione dell'orgasmo gli rimetteva in moto gli strati dell'energia vitale bloccata. Gli esseri, bisognosi di energia vitale stagnata, agirono opportunamente. Applicarono tutte le regole dell'agguato a quegli esseri umani che riuscivano, per una qualche ragione, a superare la barriera chiamandoli profeti o inviati del Dio. Ma se nei loro viaggi, superata la barriera, andavano troppo lontano o le loro percezioni erano reali anziché essere mediate dal condizionamento educazionale, o ancora acquistavano troppo potere personale da riuscire a definire quegli esseri per ciò che erano, anziché inginocchiarsi per ciò che apparivano o volevano far credere di apparire, allora agivano per farli ammazzare. C'era sempre qualcuno pronto a difendere le tradizioni antiche, soddisfacendo il bisogno di dominio di esseri il cui potere si basava sulla propria capacità di terrorizzare o sulla paura di altri esseri umani di perdere il controllo e il dominio su altri esseri della propria specie. Quanti roghi sono stati innalzati sulla superficie del pianeta? Quanti sgozzamenti, teste tagliate, lapidazioni, nel rispetto delle tradizioni di questo o quel Dio, anche se i cristiani hanno superato tutti. Quanti esseri umani, cacciatori di conoscenza e consapevolezza, sono stati in questo modo distrutti? Qualcuno è comunque riuscito a passare al quarto livello, ma altri, troppi, sono stati svuotati e consegnati senza energia vitale all'atto dell'abbandono del corpo fisico. Nel frattempo, gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata portarono a termine il loro capolavoro, resero la donna schiava in un sistema sociale di schiavi. Per ragioni di sopravvivenza, la specie umana, in ere lontane, aveva trasferito sulla propria parte femminile una serie di vantaggi bioenergetici, oppure, se preferiamo, questi erano venuti formandosi per le caratteristiche femminili all'interno della specie. Grazie alle mestruazioni, una donna ha la capacità di rallentare, a volte impedire, la formazione di energia vitale stagnata dentro il proprio corpo, anche senza fare nulla. Ciò permetteva di mantenere, nonostante il blocco bioenergetico all'interno del cervello, un più profondo aggancio col mondo circostante, tempi più rapidi nel superamento della pubertà, una percezione delle linee di tensione più aperta rispetto all'essere umano maschile. Il sistema sociale imbrigliava i corpi, ma non poteva bloccare la fantasia come risposta psicologica all'insoddisfazione dei bisogni. Un sistema sociale in cui imperasse la parità assoluta fra i sessi avrebbe costituito un gravissimo pericolo per l'essere o gli esseri spacciatisi per Dio creatore. Un uomo e una donna, o più uomini e più donne, fusi assieme attraverso la loro energia vitale, sono una delle maggiori potenze generate dalla natura. E quel Dio ne ha paura, molta paura. Il sesso doveva servire solo per produrre nuovi schiavi, per l'allevamento. Questo era l'ordine de degli dei o del Dio, malati di energia vitale stagnata, lanciato attraverso i suoi profeti, vecchi senza vita. Le fusioni energetiche, leggi amplessi, venivano proibite, ad eccezione di quelli dei rappresentanti del Dio in terra, naturalmente. Pena la morte, ma non quella dell'anima, ma quella dei roghi, della galera, della lapidazione, morte lenta e dolorosa, come piace al Dio, spacciatosi padrone del mondo. Infine, gli dèi impedirono e ostacolarono il dormire, attraverso questo il sognare. Per loro era indispensabile impedire alla specie umana di crescere. Così gli dèi elessero dei vicedèi fra gli esseri umani e costoro s'affrettarono a dichiarare la terra di loro proprietà. Gliel'aveva data Dio. Elessero dei privilegiati che delegarono armati per costringere altri a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte.
dopo aver sfamato privilegiati e rappresentanti del Dio in terra. Quei popoli che non si guadagnavano il pane col sudore della propria fronte, non ne avevano necessità, date le condizioni oggettive in cui vivevano, vennero chiamati con disprezzo selvaggi e costretti alla schiavitù del lavoro servile o passati per le armi, scusate. 200 milioni di esseri umani vennero macellati sulle rotte della schiavitù cristiana verso le Americhe. Quanti vi giunsero in catene per consumare la propria esistenza, soddisfacendo la brama di rubare il pane e la vita agli esseri umani dei cristiani? Gli esseri malati di morte avevano capito come chi è impegnato a sopravvivere nel quotidiano non pensa a sviluppare il sognare. La strategia attuata dagli esseri amanti dell'energia vitale stagnata è più complessa nell'azione che nella definizione, in quanto nel corso dei millenni dovette essere più volte modificata e rimodellata, inseguendo tutte le circostanze create dalla specie umana per sfuggire al loro controllo. L'essere umano non è un animale docile, e intervenne l'entità. Fu l'entità a pareggiare le forze messe in campo dagli apprendisti specialisti in terrore. Costoro sapevano come l'entità sia assolutamente indifferente al destino di qualsiasi specie della natura. Su questo contavano, ma il gioco iniziato era pericoloso per l'entità stessa. Il primo scopo dell'entità è preservare e rafforzare se stessa, fino alla fusione progressiva con le altre entità dell'universo. Il suo scopo è marciare lungo il sentiero del sé, perdere il contributo al proprio accrescimento delle coscienze provenienti dalla specie umana era una grave perdita. Ma rischiare di perdere la natura con migliaia di altre specie per decine di milioni di anni era drammatico. Dover prolungare l'attesa prima di poter fondersi con la più vicina entità astrale era doloroso. Così sebbero due condizioni assolutamente nuove. Primo, esseri che rinunciavano al passaggio in altri stadi di sviluppo sulla loro strada del sé per assumersi il compito di bloccare coloro che si spacciavano per dei, guarirli, riaccelerarli e condurli oltre il loro livello in seno all'entità. A quei livelli non si può più disperdere la propria energia al vento. Secondo, una natura con una coscienza complessiva di sé lungo la via del sé molto grande. Questo, legato da linee di tensioni specifiche, molto solide, costituisce una microentità organizzata per un lavoro specifico. Questa microentità prende il nome di Anticristo. Bene, questo è il luogo d'origine del male. Il luogo d'origine del male dipende da un grande combattimento che è in corso da molte migliaia di anni all'interno della specie umana e fra la specie umana e altri esseri. Però essenzialmente si combatte all'interno della specie umana. Perché? Perché la specie umana è l'unica specie nella natura che è in grado di fermare i propri flussi di energia vitale, bloccarli e trasformarli in energia vitale stagnata. Questo è il vero nocciolo della questione. Questi esseri che si cibano di energia vitale stagnata hanno bisogno di mettere in ginocchio gli esseri umani, sottometterli, costringerli al terrore, alla paura, perché quelle sensazioni, quel modo di essere, quel modo di vivere, emette nell'aria, produce energia vitale stagnata, alterando la percezione, la trovate di un blu brillante, ma fa molto, molto paura. Cioè, nel senso che se ce l'hai dentro, devi liberarti nel più breve tempo possibile, perché si diffonde all'interno del corpo progressivamente. E la specie umana è l'unica specie in grado di fare questo fra tutti gli esseri animali. Per cui loro hanno bisogno, questi esseri hanno bisogno della specie umana che produca questo. Immediatamente, una volta dato il via al concetto di possesso, al concetto di sottomissione, esistono tantissimi esseri umani che, ammalati di energia vitale stagnata, aiutano questi esseri a mettere in ginocchio altri esseri, sia per condizioni economiche, sia per privilegi, sia per tantissime altre cose. Per cui qual è la lotta che sta portando avanti la stregoneria da migliaia di anni? Quella lotta che sta portando avanti la stregoneria da migliaia di anni sono una serie di percorsi che sono sia individuali, sia religiosi, sia collettivi, sia all'interno dei sistemi sociali, che
che hanno un solo fine, lo sviluppo di libertà, lo sviluppo di questa divinità. Nel paganesimo la possiamo individuare come divinità. Infatti voi non troverete, mentre faccio letture dell'Anticristo, nomi di dei o di divinità, perché per me ancora le linee di tensione erano mute. Cioè io quando ho scritto questo libro, quando avevo queste visioni, queste alterazioni della percezione, le linee di tensione erano mute. Fu negli ultimi 7 anni che ho scoperto che le linee di tensione erano invece vive e coscienti e sapevano dove andare a parare. Per cui allora sono diventato pagano, diciamo, ho capito che cos'è il paganesimo. Però fino a quel momento, fino al 92, praticamente 91-92, voi non troverete nei miei scritti accenni al paganesimo. Anche se trovo la coscienza della Terra, trovo il Sole, per cui volendo trovo Helios, Tellus, però non è la stessa cosa. Cioè qualsiasi stregone vi dirà che il mondo che ci circonda è vivo. Però viverlo in modo vivo, sentendo il fluire delle linee di tensione e trovando i numen romani, cioè le divinità astratte romane come essere in sé, quello è tutta un'altra cosa. Quello fa parte di un lunghissimo percorso che le persone devono fare. Comunque, in questo momento vi ho illustrato il luogo d'origine del male. Il male nasce da questo tipo di scontro, cioè dalla necessità di impossessarsi degli individui. Questo è il concetto fondamentale. Quando io attacco la Chiesa Cattolica, la Chiesa Cristiana, no? E voi mi dite, ma fai dell'anticlericalismo? No, non sto facendo dell'anticlericalismo, sto facendo del paganesimo, sto facendo della stregoneria, sto cercando di far comprendere il concetto di sottomissione. Il concetto di sottomissione non è un concetto semplicemente sociale o politico o economico, è il concetto anche del comportamento della persona. Cioè, se il bambino vi viene a fregare i biscotti, vi spacca il pacco e voi allungate una mano e gli date uno schiaffo, quello è il concetto di sottomissione che è in voi che si esprime. Cioè, il concetto di sottomissione è un concetto estremamente radicato all'interno degli individui. Cioè, riuscire ad affrontare, per esempio, un bambino senza dargli gli schiaffi, cioè riuscire a costruire una persona senza necessità di dargli gli schiaffi, o comunque di avere atti violenti, di alzare la voce, di essere cattivi perché si è padrone, perché è tuo figlio, quello è un atto di stregoneria. È un atto di grandissima stregoneria perché questo ti libera dalla necessità di sottomettere. Dal punto di vista sociale, noi notiamo come sia sempre molto facile ricorrere a mezzi violenti contro dei problemi che non rimuovere il problema alla radice. Proprio perché il problema della sottomissione, il problema del possesso, il problema di dire tu fai quello che voglio io, è il più grosso problema che esiste. E può essere rimosso soltanto attraverso il crogiolo dello stregone, può essere rimosso soltanto cambiando ottica nel vedere le cose. E chiaramente quello che vi ho detto già in passato, io non ho la pretesa di costruire una religione o di pensare che le persone che mi stanno ascoltando domani mattina cambino atteggiamento. Questo non avverrà mai. Cioè, quello che io sto facendo, l'operazione che stiamo tentando di mettere in atto con la costruzione del paganesimo e dei percorsi di stregoneria, anche se ho poco tempo per curarli, è quella di costruire un pensiero che vada radicalizzandosi nelle persone, che vada a costruire delle alternative al concetto di possesso che esiste adesso in tutte le salse. Bene, se qualcuno vuole qualche spiegazione, io prenderei qualche telefonata per qualche minuto. Ricordo il numero di telefono di Radiogamma, è 049 700 700. Mi fermerei qui perché il prossimo capitolo è la coscienza di sé e la coscienza del sé, ed è una specificazione. Poi c'è che cos'è il bene e il male e l'anticristo. Per cui io mi fermerei qui a trattare questo aspetto. Ah, c'è anche il capitolo che cosa sono le linee di tensione. Quasi quasi, visto che non arrivano telefonate, faccio anche questo capitolo. Bene, allora blocchiamo le telefonate ancora.
tanto è abbastanza breve. Le linee di tensione sono flussi di energia vitale. Vediamo un attimo, sta arrivando una telefonata. Pronto? Ciao. C'è tutto un fischiamento. Sì, ma l'ho abbassato. Tutto passato. Cristianuccio. Senti, posso ricollegarmi alla telefonata di... È troppo alto? Alla telefonata di oggi? No, Sì, va bene, non so, dimmi tu, se no dai. No, no, ricollego. vai, vai tranquillo, dai. No, no, mi interessa veramente capire il tuo pensiero. No, ma non va No, bene adesso. si aspetta un attimo. Butta giù No, la radio. no, dai, prova adesso. Vediamo adesso se va meglio. Sì. Ecco. Quando tu parli di esseri, di questa energia, di pura energia, no? Ecco, mi interessava molto capire perché lo stesso percorso che mi ha portato a liberarmi da certi concetti, preconcetti, no? Perché anch'io ho avuto un'educazione, come tutti, tipo cristiano, no? Ecco, adesso me li ritrovo riproposti, insomma, in una certa forma. Cioè, io volevo capire bene, di cosa si trattava, perché io dico quello che so. Io so che tutto ciò che esiste, almeno quello che è osservabile, sono forme di materia, no? Cioè, scusa, preciso il mio pensiero. Guardiamo l'acqua, no? L'acqua a una certa temperatura diventa solida, a un'altra diventa liquida, a un'altra ancora diventa vapore, poi se la innalziamo diventa plasma, se la abbassiamo ancora sotto, sotto, sotto fino a zero assoluto, vediamo che prima si cristallizza. Poi i movimenti infraatomici diventano sempre più lenti, fino allo zero assoluto scomparire completamente, cioè noi abbiamo il vuoto. Cioè praticamente la materia, il vuoto, l'energia, quella che noi chiamiamo, sono aspetti, e così per tutto quello che esiste nell'universo, sono dei semplici aspetti di ciò che esiste. Cioè, non possiamo mettere energia in contrapposizione della materia, non sono altro che degli aspetti su una variabile che è quella fondamentale di tutto l'universo, la temperatura. Ora, quando tu mi parli di energia, cosa intendi? Intendi puro spirito come i religiosi, oppure qualche cosa che ha attinenza con la materia? Se io ti dico che se tu parti dal presupposto, no? Che la materia e l'energia sono la stessa cosa, Sì, che, sono aspetta, aspetti diversi, sono esatto. aspetti diversi. Dunque, come esiste delle formazioni coscienti che tu puoi pensare come materia, no? Cioè io e te esistiamo, altre persone esistono, esistono le alberi, eccetera, no? Allora, se in questo stadio che noi concepiamo della materia esiste la coscienza, non riesco a capire perché non puoi concepire che esista una coscienza anche lo stadio dell'energia, cioè No, no, la consapevolezza. ho capito perfettamente il tuo pensiero. Tu dici, Sto cercando di essere logico, sì, scusa. facciamo un esempio che è sotto gli occhi di tutti, il computer. Se noi lo apriamo, andiamo a vedere dentro, troviamo una circuiteria, troviamo delle cose che non hanno nessun legame con quello che ci appare a monitor, no? E perché? Perché il software è, diciamo questa intelligenza, no, condensata in uno strumento che però funziona a condizione che ci sia il corpo sotto, perché nessun software può esistere se non c'è il collegamento con la materiale. Allora io dico, se un essere, per quanto etereo sia, non ha un'attinenza con il mondo del concreto, appartiene a un qualche cosa che no, concreto non è, Ma cioè scusa, io concludo che non esiste. ma tu hai detto che la materia e l'energia sono la stessa cosa, in realtà è vero, esistono stadi diversi di manifestazione, no? Specialmente per i nostri sensi. Perché tu pensi che la coscienza si possa formare solo ed esclusivamente partendo dalla natura? Cioè, è chiaro che
Io posso dire, io vedo una persona è fatta di gambe e di testa, no? Gambe e testa è uguale a coscienza, cioè è cosciente di esistere. Ma perché sono abituato a ragionare in questi termini? Però se io penso a tutte le manifestazioni che ha la materia, no? Dallo stadio più basso dell'energia, allo stadio non so a quale poi posso arrivare, io posso pensare che esistano esseri formati, coscienti di se stessi, a qualsiasi stadio della materia. Se non posso fermare a uno stadio No, specifico. ma senz'altro. Questo è, io sto cercando di fare logica, no? Dopo ti Bravo. spiego il discorso religioso invece. No, ma senz'altro, io ho sotto gli occhi qua un libro, è di fantascienza, ma è interessantissimo, La nuvola nera di Fred Hoyle, forse l'avrai letto, No, no. che parla di un essere che, diciamo, fantastico. Però è scritto da uno scienziato, quindi di un essere che si muove nello spazio e ha un'organizzazione, è una nuvola, no? Una nuvola di gas, però non è un gas inerte, è un gas organizzato capace di pensare alla velocità della luce. Ed è interessantissimo questo libro e ha un'attinenza con questo modo di pensare, cioè il pensiero ha sì una sua entità che è di livello decisamente superiore di un meccanismo, però non può esistere se sotto sotto non ha una qualche consistenza. No, Consistenza che per noi può non può essere. esistere. Cioè, per noi non riusciamo a pensare che esista un pensiero, che esista un modo di essere che non sia fisico. Una qualche fisicità ce l'ha perché se noi ammettiamo l'esistenza di un qualche cosa che è al di fuori del concreto, Sì. andiamo in un mondo che non è il nostro. Ed Certo. è lo stesso discorso che quando si parla del Dio cristiano, insomma, no? Infatti noi andiamo fuori dalla nostra percezione del mondo. Ti dirò che dipende lo stesso con un po' di allenamento, si può fare lo stesso. Ma comunque quello che è il problema grosso, no? È che all'inizio, quando io ho parlato dell'universo, no? L'universo dell'essere, ho spiegato che tutto ciò che esiste è energia vitale. Cioè un atome prima dell'universo, qualunque esso sia, non Una mi interessa. qualsiasi forma di energia È vitale c'è, sempre energia vitale, sì, solo che diventa cosciente quando certo, incontra delle condizioni favorevoli. Ecco, indubbiamente, e fin qua ci siamo. allora, per me il pianeta Terra è cosciente di se stesso, capito? E ha un suo percorso di sviluppo. E, esatto, qualsiasi entità dell'universo ha un suo livello di Per coscienza. cui a questo punto gli esseri, per esempio, quelli che io definisco come lemuri, prendendo la religione romana, io li vedo nascere. È chiaro che non sono matto, oppure posso anche essere matto, però parto dal presupposto logico che anche l'energia possa diventare cosciente di sé, no? Quando viene compressa, senza necessariamente passare dal corpo fisico. Cioè il corpo fisico è solo un sistema, è un metodo per costruire la coscienza. Non è esattamente come la morte non è mica detto che ti permetta di sviluppare il corpo luminoso. In rari casi sviluppa il corpo luminoso, nei massimi casi che sei in ginocchio finisce tutto. Questo è il. Comunque il Dio, uno dei dei, diciamo, i dei del paganesimo, hanno un inizio e una fine come tutte le Ah, creature? sì, hanno un Quindi percorso come noi. vivono e Sì, muoiono? muoiono, si trasformano. Cioè, esistono livelli in cui non muori, ma ti trasformi. Beh, diciamo, anche Cioè, il noi. concetto di morte del corpo fisico è nostro, Anche la insomma. vita sulla Terra in realtà non muore, perché se noi pensiamo, noi siamo abituati a vederci come esseri indipendenti, in realtà noi non siamo altro che un prolungamento, uno sviluppo particolare di due famose cellule che si sono incontrate e prima di queste ancora due e poi Sì, ma infatti. prima la vita era asessuata, quindi si scindeva. Cioè, dalla prima cellula che si è riuscita a fermare, noi abbiamo una Sì, parentela. abbiamo un divenuto, no? Però siamo tutti individui, cioè nella natura sono tutti individui, Sì, sono meno che comunque. alcuni, se cioè, esistono alcune cose che sono invece delle colonie ambulanti, se è un po' Sì, diverso. comunque diciamo c'è una parentela biologica, Certo, cioè tutta la vita è collegata tra di noi. sì. Cioè dal primo essere che esiste sulla Terra e anche nell'universo, Certo. fino, anzi forse ecco l'unico
mancanza di parentela e quando la vita si sviluppa su mondi diversi. Ma a quel punto può darsi che non ci sia una parentela. Sì, sì, può essere benissimo. Comunque qui la natura è anche, si può vederla anche come una coscienza a sé stante. Cioè, oltre che le individualità che la compongono, si può vederla anche come una coscienza a sé, cioè una coscienza che fa progetti, che elabora, che agisce. Questo è. Ecco, comunque diciamo il mio interesse è di capire bene che cosa intendi per... Senti, se vuoi ti faccio avere un libro dell'Anticristo che te lo leggi, insomma. Senti, ti dispiace se faccio una telefonata a casa tua così... No, telefonami stasera. Ah, va bene. Ma non puoi potere, verso le 9:30, 10. Non ho il numero, ma... Lo trovi su eco telefonico. Ok, va bene. Grazie, ciao Gianni, ciao. Pronto? Sì, buonasera, sono Luigi, vado qua a Treviso. Ciao Luigi, dimmi. Una solita, a volte sì, a volte no, ho cercato di essere scrupoloso, ma comunque non mi sono fatto ancora un'idea precisa, ecco, diciamo, per cui... Ma ecco, il discorso, non so se ho colto un aspetto interessante, io non faccio, mi pare di capire, poi se sbaglio mi correggo la domanda che vorrei fare. Sì? Io non voglio fare dell'anticlericalismo, quello che appare per esempio da persone che si dicono che sono cattolichi, hanno una preparazione o sentimenti, una convinzione, che si ritengono di partire una confessione tradizionale, e sappiano che io diciamo faccio un'operazione come dire di stregoneria, e è un'operazione che non è mirata a fare dell'anticlericalismo, è un processo di culturale che io sto facendo, non so se sbaglio. Se sto già sbagliando. Se no, stai dicendo le cose corrette. Ecco, allora, quindi, la settimana scorsa, 15 giorni fa, che ho sentito anche sui giornali, bisogna sentire anche la trasmissione, ecco. Il Gesù pederasta, che lei ha detto sto studiando, ha fatto delle citazioni da dei passi. Poi ho sentito anche oggi, perché fatalità così, ero a casa. Cose un po' forti dal mio orecchio, condizionato da una certa preparazione o clima o ambiente. Madre Teresa di Calcutta, il lager, il Papa è contento, penso di essere scrupoloso nel riferire, è contento che i niños da rua del Brasile sono oggetto di tiro bersaglio, insomma, sono il tiro bersaglio, cioè proprio Madre Teresa di Calcutta, a parte il Papa, ecco, secondo me sarebbe, come dire, inattaccabile, ma ho sentito che ci sono lati oscuri, finanziamenti, ma dico, Teresa di Calcutta e i lager, questi vecchi negli ospizi, è un pugno allo stomaco, non dico di essere com'è, ecco, ma le dico, queste cose, lei, come dire, le afferma, uno sprovveduto non è sicuramente tutt'altro, allora dico, per esempio, la figura, ci sono state, come dire, anche biografie di Gesù dal portoghese. Sì, dai, vediamo se volevo dire. Sì, dai. Ecco, di concludere. Ho finito. Ah, non c'è tempo, ma io mi metto giù anche. Ma allora dico, Gesù era un, sì, appunto, un pederasta, ma dico, una dimostrazione, un autore che è con lei, una dimostrazione. Lei pensa che non si debba spendere una parola per dimostrare un qualcosa o fare un riferimento o dimostrare che si è giunti a queste conclusioni in qualche modo. Va bene. Secondo me... Ok, due parole per radio, dai, buonasera. No. Allora, ancora sta storia che viene fuori. Dunque, io ho già citato i passi di quello che ho detto e li ho citati con precisione. Gli altri autori non mi interessa assolutamente niente, perché quello che mi interessa a me è la costruzione del divenire umano. L'ho detto e lo ripeto. Gli Evangeli, le Bibbie, eccetera, come sono studiate le università è un conto, come vengono vendute la gente è un altro conto. Quello che mi interessa è il lato di come vengono vendute la gente, perché la gente non può essere messa in ginocchio. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Qui chiudo la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo per oggi, la lettura del libro Anticristo. Io sono Claudio Simeoni.